A Cireale, istanza di finanziamento per trasformare i locali dell'ex liceo classico Guglie Pennisi in un centro culturale polivalente, un progetto da 9.800.000 euro. Consegnati i lavori per la ristrutturazione dell'edificio scolastico di Linera. Nel 2022 la frazione di Santa Venerina avrà una nuova scuola dell'infanzia. Scherma, vittoria in finale per l'accese Daniele Garozzo, successo che gli vale il primo posto ai campionati italiani. L'informazione di TG Reporter, benvenuti a questo nuovo appuntamento. All'interno di questo telegiornale ci occuperemo anche di Covid, con la Sicilia ancora lontana dalla zona bianca, anche se i dati dell'ultima settimana segnano un significativo calo di casi in ogni provincia, significativo calo di casi anche ad Acireale, come riferito dal sindaco Ali. Cenere vulcanica alla protesta dei cittadini di Viale Immacolata a Riposto, che ieri hanno manifestato forti disagi, risponde il sindaco Enzo Caragliano. Infine parleremo della tappa Acese per quanto riguarda la manifestazione Run for Hope, staffetta non agonistica nata in tutta Italia per sostenere la ricerca nella lotta contro i tumori. Apriamo questo nostro telegiornale parlando della presentazione dell'istanza di finanziamento da parte della giunta per trasformare i locali dell'ex liceo classico Guglie Pennisi in un centro culturale polivalente, un progetto questo da 9.800.000 euro. Vediamo. La struttura dell'ex liceo classico Guglie Pennisi di Acireale diventerà un centro culturale di formazione e di aggregazione, un centro culturale polivalente. La giunta municipale, presieduta dal sindaco Stefano Ali, ha dato un concreto impulso al progetto di completamento dell'ex liceo classico, approvando il nuovo quadro economico di massima del progetto, che prevede un investimento di 9.800.000 euro e che verrà ora inoltrato insieme all'istanza di finanziamento al Ministero dell'Interno nell'ambito degli investimenti previsti per i progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. Un contributo al quale possono attingere i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e per una singola opera, in questo caso la rifunzionalizzazione di una struttura edilizia pubblica come i locali dell'ex liceo classico Guglie Pennisi. Noi abbiamo fatto intanto, abbiamo presentato il progetto, perché io nel mio programma elettorale mi ero impegnato alla riqualificazione di due opere che erano state abbandonate, che erano il liceo classico Guglie Pennisi e il convento del Carmine, quindi opere su cui si erano fatti investimenti nel passato e che erano stati lasciati a metà. Quindi il convento del Carmine abbiamo presentato già un progetto un paio di mesi fa, e invece oggi abbiamo presentato un progetto su un bando di rigenerazione urbana che prevede una soglia massima di 10 milioni per il comune di Acireale, che ha questa, con la popolazione di 51.000 abitanti, e per un progetto da 9.800.000 euro, in cui è previsto non solo la riqualificazione dell'aspetto dell'infrastruttura, ma anche l'acquisto di tutti gli arredi che sono necessari perché questa struttura possa essere utilizzata come pinacoteca, quindi affiancandola all'Accademia degli Zelanti e alla Pinacoteca degli Zelanti, perché noi abbiamo una quantità enorme di opere che non possono essere fruite per mancanza di spazi, ma potrebbe essere anche interessante fare una riflessione sull'eventuale utilizzo come monetario. Abbiamo presentato oggi, siamo il protocollo del 308, quindi il termine scadeva il 4 di giugno, abbiamo anticipato i termini per eventuali problemi. Nel passato alcuni finanziamenti sono stati persi alla Cireale perché erano stati presentati in ritardo, e quindi speriamo che venga accolto. Oltretutto è un finanziamento che viene dato sulla base di indicatori di bilancio, quindi non sulla specificità del progetto, e quindi speriamo che Acireale, ho verificato che ha dei buoni indicatori e quindi dovrebbe essere finanziabile.
Spostiamoci all'intera frazione di Santa Venerina, consegnati stamani i lavori di demolizione e ristrutturazione dell'edificio scolastico in via Rettifilo, il termine previsto per il 2022. Consegnati questa mattina i lavori per la demolizione e ristrutturazione della scuola di Linera in via Rettifilo. 1.350.000 euro stanziati nell'ambito degli interventi statali di edilizia scolastica che porteranno alla riqualificazione e riapertura di una scuola dell'infanzia nella popolosa frazione di Santa Venerina, che tenta dal 2015 di ottenere i fondi per la riqualificazione dell'edificio scolastico. Nello specifico, il progetto prevede interventi di messa in sicurezza e di adeguamento alle normative vigenti in materia di agibilità ed efficientamento energetico, come spiega il sindaco di Santa Venerina, Salvo Greco, presente sul posto insieme agli addetti ai lavori. Una notizia importante per tutto il comune, in particolare per la frazione di Linera, che come sapete è molto popolosa, perché oltre a rispondere, diciamo, a un'esigenza scolastica è la presenza di un presidio comunale in questa importante frazione. La scuola sarà demolita e ricostruita con tecnologie innovative di bioarchitettura, risponderà ai criteri più avanzati di sicurezza, antisismici, di sostenibilità ambientale. Ospiterà la scuola per l'infanzia. Abbiamo partecipato a un bando nel lontano 2015, credo. Sono fondi in parte ministeriali, in ogni caso tutti banditi dalla regione. Il solo rammarico è che questo intervento avrebbe già dovuto essere realizzato. Il ritardo è figlio di ben tre procedimenti giudiziari che abbiamo dovuto mettere in piedi per vederci riconosciuto il finanziamento che la regione, appunto, in tre occasioni ci ha negato. I lavori li consegniamo oggi. È previsto che finiscano nell'aprile 2022, quindi la scuola sarà pronta in tempo utile per l'anno scolastico 2022-2023. E restando a Santa Venerina, arriva un'altra importante notizia per la chiesa di Cosentini: concesso il finanziamento per riconsolidare la struttura. Prosegue l'opera di ricostruzione degli edifici ecclesiastici danneggiati dal sisma di Santo Stefano. Finanziati i lavori di consolidamento della chiesa parrocchiale di Cosentini a Santa Venerina. Approvato un finanziamento di circa 315.000 euro per la chiesa parrocchiale Maria Santissima del Rosario, somma che permetterà il consolidamento e il miglioramento sismico, nonché il restauro dell'intero edificio, colpito dal sisma del 26 dicembre 2018. Un finanziamento di cui l'80% dei fondi arrivano dalla Conferenza Episcopale Italiana, con il contributo 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, ed il restante 20% dalla parrocchia, attraverso una raccolta fondi. Alla presenza del vicario generale della diocesi, Monsignor Giovanni Mammino, del direttore dell'ufficio beni culturali ecclesiastici, Don Angelo Milone, e del parroco Don Benoît Magloire Atemeng, i lavori sono stati consegnati alla ditta incaricata degli interventi che avranno fine entro il prossimo anno. A Trecastagni i carabinieri hanno arrestato un 53enne del posto ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I militari sono intervenuti nel pomeriggio di ieri dopo l'allarme giunto telefonicamente da parte di un residente nel quartiere dei Saponari. I carabinieri accorsi sul posto hanno trovato la donna, una 48enne, che si lamentava per il dolore per i colpi subiti alla testa che le sono stati inferti dal marito, e quest'ultimo invece, che con un atteggiamento apparentemente impassibile non solo respingeva le accuse della consorte ma addirittura controbatteva, asserendo d'essere stato invece lui oggetto di violenza da parte della moglie. Come poi appurato dai militari, era soltanto l'ennesima manifestazione di una violenza familiare che vedeva la donna spesso oggetto delle intemperanze del marito, che le rimproverava addirittura di voler uscire da casa anche per una semplice passeggiata. L'uomo, come disposto dall'autorità giudiziaria, è stato inizialmente collocato in stato di arresto presso l'abitazione della figlia, ma successivamente è stato convalidato per lui il divieto di avvicinamento all'abitazione della vittima. Ci fermiamo per un primo stacco pubblicitario, a tra poco.
Come eravamo? Rassegna di eventi del passato. Questa settimana speciale Etna, una serie di spettacolari documentari con eruzioni e colate dal 1970 ai giorni nostri. Il nostro passato attraverso gli eventi Come eravamo. Tutti i sabato sera in prima serata ore 21:10. In replica la domenica alle 18 e il martedì alle 23 su Etna Channel, canale 115 del digitale terrestre. A cura di Mario Musmeci e Giulio Vasta. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. Home Store. Sentirsi a casa. Home Store. Home Store. La casa qui per voi. Home Store. Su tre piani un grandissimo assortimento. Linea Home, con meravigliosi accessori per la casa. Abbigliamento uomo, donna, bambino, calzature, intimo e accessori. Home Store, Home Store. L'abbigliamento e l'intimo che puoi. Scegli quel che vuoi. Ingresso da Viale Cristoforo Colombo 46 o da Via Sclafani 59. Aperto anche la domenica. Sentirsi a casa. 10% di sconto alla cassa, su tutto, per festeggiare la nuova apertura. È ora di reinventare il futuro e muoverci in modo diverso. Con nuovo Opel Mokka, niente sarà più come prima. Less normal, more Mokka. Nuovo Opel Mokka, benzina, diesel o 100% elettrico. Da 199 euro al mese solo con scelta Opel. TAN 595, TAG 748. Info su opel.it. L'energia di domani è Opel. Simply Electric. Concessionaria Opel Gidauto. A Riposto, sulla strada statale 114, chilometro 70,78. E a Catania, in via Vitaliano Brancati. Garden Bar. Vogliamo offrirvi una granita doppiamente fresca e soprattutto buonissima. Doppiamente fresca, perché potete assaporarla all'ombra dei pini nei tavoli in piazza. Ottima perché garantita dalla scuola pasticcera Acese. Garden Bar. Se siete diretti in montagna, siete sulla buona strada. Siamo in via Roma 216 a Lingua Glossa. Ogni momento della giornata è buono per colazione, aperitivi, apericena, gelati di tutti i gusti, oltre a tavola calda e pasticceria di qualità prodotta giornalmente. Angolo riservato alla vendita di articoli per fumatori. Garden Bar, in via Roma 216 a Lingua Glossa. I dolci buoni di Sicilia. Farmacia Cipriani, se hai bisogno, noi ci siamo. Questa settimana, dal lunedì al venerdì, orario continuato H24. Sabato e domenica, aperto con sospensione solo nella pausa pranzo. Farmacia Cipriani, nel centro del centro storico di Acireale, in corso Umberto 130. Per info 095 60 11 85. Da Tomarchi Ottica e Fotografia Oxo ad Acireale, una straordinaria promozione vista e sole. Straordinaria e semplice. Le stesse lenti del tuo occhiale da vista, anche progressivo, le avrai per un tuo occhiale da sole e da vista. Acquista un occhiale con lenti antiriflesso. Avrai subito le stesse lenti graduate per l'occhiale da sole. Tomarchi Ottica e Fotografia Oxo ad Acireale in Corso Italia 18A e B. Buona visione! Promozione valida fino al 12 giugno 2021. Regolamento interno al punto vendita. OVS Kids, la ABC della moda per i più piccoli. Venite a scoprire tutti i colori della moda primavera e estate di OVS Kids. Giornaliero, sportivo, elegante o casual. Per i più piccoli c'è sempre la soluzione migliore. OVS Kids, dal Corrado doppio zero ai 14 anni. Centinaia di proposte con convenientissime promozioni da non perdere. OVS Kids, moda giovanissima. Ad Aci Catena, in via Vittorio Emanuele 1416 e a Zafferana Etnea, in piazza Luigi Sturzo 123. OVS Kids, mi piace!
Parliamo di Covid in apertura della seconda parte di questo telegiornale. Calano i casi in tutte le province, come appurato nel report dell'ultima settimana. Calo di casi anche ad Acireale, ma la Sicilia è ancora lontana dalla zona bianca. Un'Italia che gradualmente da lunedì comincerà ad abbandonare le fasce di colore, con le prime tre regioni che tornano bianche. Questo grazie all'incidenza dei contagi al di sotto dei 50 casi per 100.000 abitanti, tenendo conto della pressione negli ospedali piuttosto bassa e il rischio basso. Non è tuttavia un libera per tutti, perché anche se in zona bianca si dovrà mantenere l'obbligo della mascherina, il distanziamento e l'adozione dei protocolli di sicurezza previsti per i diversi settori. Per la Sicilia la zona bianca la si guarda ancora con il cannocchiale, visto che l'indice di indicenza è ancora superiore a 50, anche se nelle singole province dell'isola si è avuto negli ultimi 7 giorni una notevole diminuzione di casi. In effetti un calo di casi si è verificato anche ad Acireale, come comunicato dal sindaco Stefano Ani nel suo report. In città si contano 91 positivi, 7 i soggetti ricoverati in ospedale e 5 in un'altra struttura. Una discesa estremamente significativa, ha spiegato Ali, che ha visto un passaggio dagli oltre 300 casi agli attuali 91 casi. Guardando la distribuzione per età, la fascia oltre i 60, spiega Ali, si afferma a valori molto bassi, essendo quella che maggiormente risente in senso positivo della vaccinazione. Non bisogna però abbassare la guardia, aggiunge, invitando i cittadini a vaccinarsi. E difatti sul fronte vaccini è bene fare chiarezza su alcuni aspetti che hanno creato confusione da parte dei cittadini. Nell'hub vaccinale del Pala Tupparello l'attività prosegue normalmente anche il sabato, mentre cambia solo l'orario per sottoporsi ad un tampone gratuito in modalità drive-in presso lo stadio Ace Galatea. Il sabato, infatti, il hub tamponale è operativo dalle 14 alle 19 per consentire al mattino lo svolgimento del mercato settimanale. I numeri della pandemia in Sicilia: 383 nuovi contagi nelle ultime 24 ore a fronte di 18.000 tamponi processati, con un tasso di positività che si attesta sul 2,1%. Regione terza per numero di contagi giornalieri. Sul fronte dei decessi, nella giornata di ieri sono state 20 le vittime, mentre i guariti 738. Cala ancora il dato per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali, sono in totale 606. Nelle terapie intensive 81 i ricoveri. Per quanto riguarda i casi, provincia per provincia, Catania ha segnato ieri 117 nuovi contagi, seguita da Palermo con 59 nuovi contagi. L'Etna continua a richiamare attenzione, ancora un parossismo stamane, il quinto negli ultimi 8 giorni, attività stromboliana con emissione di cenere lavica stamattina dal cratere di Sud-Est, come confermato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. Solo poco prima delle 9.30 la fontana di lava è cessata. Le immagini di videosorveglianza hanno evidenziato che la nube eruttiva ha raggiunto un'altezza di circa 6.500 metri sul livello del mare. La nube eruttiva prodotta dall'attività si è dispersa in direzione sud-est, interessando l'area che da Zafferana va verso Giarre, San Leonardello, Pozzillo, non impattando con l'operatività dell'aeroporto Bellini-Fontanarossa di Catania. Il sindaco di Riposto, Enzo Caragliano, risponde ai residenti di Viale Immacolata e ribadisce che l'area di deposito cenere vulcanica è temporanea, inviando gli ispettori per controllare se viene depositato anche scarto edile. Siamo andati ieri a raccogliere la protesta dei residenti di Viale Immacolata a Riposto, preoccupati per quello che da centro temporaneo di raccolta cenere temono possa diventare perenne discarica a cielo aperto. Stamane è arrivata la replica del sindaco Enzo Caragliano. Io ho visto soltanto una richiesta di un gruppo firmatari in cui volevano notizie, tenendo fermo che siamo in un periodo particolare. Periodo che nessuno ha mai vissuto, no? Quindi è un periodo in cui tante cose devono attenzionare. Si deve attenzionare l'ambiente, si deve attenzionare la salute, e la salute credo che l'abbiamo tutelata abbondantemente a Riposto. Cenere vulcanica che a Riposto è stata interessata il 7 marzo, non un anno fa, 2 anni fa. Il 7 marzo è stata inginocchiata tutto il territorio, è stato
con quasi 2 centimetri, 3 centimetri, in alcuni punti anche 4 centimetri di sabbia vulcanica. Abbiamo chiesto la calamità naturale, ci è stata riconosciuta dopo 25 giorni, abbiamo chiesto intervento di regione, Stato e quant'altro per non inginocchiare né l'economia e soprattutto le tasche dei miei concittadini, perché lo spazzamento della raccolta di una sabbia, che è un eventuale rifiuto extra, e lo dovevo far ricadere sulle tasse dei miei concittadini, cosa che non ho fatto e che non sto facendo. Si sta parlando di fare una legge che sicuramente diventa rifiuto naturale e sarà riportato sugli stessi punti. Andiamo su Viale Immacolata, non è solo Viale Immacolata, a riposo c'è un centro di raccolta a Caruba, un altro ad Archi, quindi tutto il territorio è stato interessato. Si è dovuto scegliere, come dice la legge, dei terreni non permeabili, terreni impermeabili. L'unico in cui c'era la cementata a terra ed era abbastanza vasto è proprio l'ex presidio pre-stadio Corvani. Si è detto che è provvisorio. È chiaro che non può durare anni. Il provvisorio significa quando la regione ci dirà dove poter afferire per non aggravare di costi, ripeto, di nuovo l'economia e le tasche dei miei concittadini, io sarò pronto ad afferire, sono 8.000 tonnellate fino a qualche giorno fa, ora saranno 10.000 tonnellate. I miei abitanti, i miei concittadini che stanno lì vicino sono a distanza di più di 50 metri. È chiaro che anche il Comune si potrebbe dotare di teloni, cosa che stavamo facendo per coprirne in parte, specialmente quelle limitanti ai muretti di cinta. Non si è fatto perché, ripeto, il parossismo è stato e ripartito e lo faremo. Quindi di avere un po' di, come si dice, tolleranza per quello che è il problema acqua e altro, non ci può essere danno, perché, ripeto, un terreno impermeabile. Sto mandando gli ispettori per vedere se è vero che ci sono questi accumuli. A me non risulta Eternit sul territorio, ma se c'è Eternit, il Comune sarà pronto, quello sì. E appunto i residenti lamentavano il fatto che nei cumuli di cenere ci fossero anche scarti edilizi e poi nella zona di Viale Immacolata montagne di rifiuti che non vengono differenziate. Ma io le fotografie delle discariche continuamente vado a pulire in quella zona. Tutti dicono che sono macchine passeggeri. Io però ho molte foto e tante contravvenzioni di miei concittadini residenti là. Oggi inoltre nella sala del vascello del comune, alla presenza della giunta e del consiglio comunale, è stato presentato un video che racconta Riposto. Abbiamo scelto di realizzare un video che riguarda appunto la nostra città e che riprende le zone storiche principali che vanno chiaramente dalla nostra costa e per scelta anche dalla nostra fascia agrituristica. Il video è stato redatto insieme alla collaborazione della Proloco e del fotografo freelance Andrea Peri, un giovane amico, un ragazzo che le cui fotografie sono arrivate sin alle principali testate giornalistiche e lavoriamo alla creazione di questo video da gennaio. Video sarà adornato, diciamo così, da una poesia del maestro Lio Tomarchio, interpretata alla grande dal cantastorie Luigi Di Pino. E torniamo ad Acireale per parlare di viabilità che si presenta essere caotica nel quartiere Suffragio. Sollecitati controlli della polizia locale per porre un freno agli automobilisti indisciplinati. Il primo fine settimana in zona gialla, al di là delle vigenti prescrizioni, anche ad Acireale ha visto un incremento della movida, complice pur ormai le graduali temperature di questo periodo anticipatorio dell'estate. Se ormai il caos è divenuto una costante nel viale Regina Margherita, sia il sabato che la domenica, ancor più lo sarà adesso con la chiusura al transito del tracciato antistante il Teatro Maugeri, per cui gli automobilisti, consapevoli oppure no, si ritrovano così tutti incolonnati dapprima in via Paolo Vasta
e poi sullo stesso Viale Regina Margherita. Ecco adesso che viene fuori da Cireale un altro focolaio di circolazione caotica. Ad accendere il riflettore è Giuseppe Fasone, nella sua qualità di responsabile del Comitato Civico Amici del Quartiere Suffragio, il quale quindi ha avuto modo di lamentare come vi sia stato un blocco totale della circolazione a causa di automobilisti indisciplinati con auto parcheggiate male. La viabilità nel quartiere Suffragio, già di per sé per il dedolo di vie esistenti che costituiscono una caratteristica, zona sviluppatasi intorno alla omonima antica chiesa dedicata alla Madonna, si presenta di norma piuttosto difficoltosa. Sabato sera però la situazione è decisamente peggiorata, per cui alcuni residenti, dovendo ormai rientrare a casa, hanno trovato le vie bloccate da auto parcheggiate a casaccio. Tutti fermi per qualche tempo così, con il nervosismo che cresceva di minuto in minuto e senza la minima presenza di qualche supporto della Polizia Municipale. Amici del quartiere Suffragio sottolinea quindi il diritto ad assicurare la viabilità e un agevole rientro a casa, magari intensificando perciò da parte della Polizia Municipale i controlli nelle ore serali, sia in questa zona che altrove, così da rendere ovunque in ogni caso più agevole la circolazione. Nell'ambito delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, questo pomeriggio con inizio alle 18 nella sede di Piazza Duomo dell'Accademia Zelantea verrà ricordata la ristampa anastatica del volume di Leonardo Vigo dal titolo Dante e la Sicilia ricordi. Interverranno il dottor Michelangelo Patanè, presidente dell'Accademia, insieme al professore Nicolò Mineo, già preside della Facoltà di Lettere di Catania. L'evento potrà essere seguito solo sulle pagine Facebook Città di Acireale, consulta della cultura comune di Acireale. Ci fermiamo ancora per un altro stacco pubblicitario, a tra poco. Stasera al teatro, rassegna di opere teatrali realizzate da compagnie locali. Tutti i mercoledì sera, in prima serata, ore 21:10. In replica il venerdì pomeriggio, ore 16, e la domenica alle 23, su Etna Channel. Stasera al teatro. Quando l'estro del sapere artigiano si unisce ai macchinari tecnologicamente più avanzati, il risultato è semplicemente straordinario. Parlato Marmi Zafferana. Lavori artigianali in marmo, pietre, graniti, ceramiche e quarzi, rivestimenti tridimensionali, oggettistica, vasche da bagno, lavabi, arredo urbano. Siamo specializzati nella produzione di top cucina Laminam e Santa Margherita Quartz. Parlato Marmi Zafferana è in via Guglielmo Marconi 100/A a Zafferana Etnea. Rilievo misure con strumentazione ProLiner. Per info 095 708 1895 o su Instagram e Facebook. Ehi tu, lo sai che sono cominciati gli sconti in farmacia Gallo? Dai un'occhiata! Prezzi da urlo! Biochetasi da 10,90€ a 6,90€. Quadrotti Chicco da 4,90€ a 1,90€. Listerine Cool Mint da 500 ml da 6,90€ a 2,90€. Mascherine chirurgiche da 50 pezzi o FFP2 da 10 pezzi a 10€. Vichy Mineral 89 da 25,50€ a 15,90€. Actigrip giorno e notte da 11,90€ a 4,90€. Farmacia Gallo, Via Nazionale Guardia 196, a Cireale. Aperti anche la domenica dalle 9 alle 13. Nella Farmacia Gallo la qualità è scontata. Da Adicem Brico c'è. Vieni a scoprire l'assortimento e la convenienza su elettroutensili edilizia, antinfortunistica, segnaletica stradale, arredo giardino, mare. Adicem Brico, via Giacomo Matteotti 55, circonvallazione ACI Sant'Antonio. Raserba elettrico TE 1500 a €129. Nel settore colori 10% di sconto alla cassa. Ombrellone a braccio diametro 3 metri, tortora o ecru a €59,90. Da Adicem Brico, la convenienza c'è. Per info 095 22 713 00, circonvallazione ACI Sant'Antonio.
prime emozioni ora vi aspetta nel nuovo store di via Salvatore Vigo 116 a Cireale. Tante grandi firme per piccole produzioni alla moda da 0 a 12 anni. Dutch, AEG, Puma, Paris Hilton, Milon, per di più, Blue Seven, Polo Club, Mac Illusion. Per le cerimonie, abiti anche personalizzati su misura per risolvere qualsiasi problema di taglia. Prime emozioni, dal corredino per neonato agli abiti da cerimonia. Nuovo store in via Salvatore Vigo 116 a Cireale. La moda in gioco. Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione dell'offerta in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. Le Otta Ceramiche, storia d'arredi da oltre 50 anni. Le Otta Ceramiche, da sempre solo prodotti di alta qualità per arredare e rendere più confortevole la tua casa. Oggi abbiamo ampliato il settore dell'arredo casa, offrendo oltre a ceramiche, rubinetterie e sanitari, parquet, tendaggi, tessuti, carte da parati, infissi e porte. Ci trovi in via Sclafani, a 500 metri dal casello autostradale di Acireale. Aperti dal lunedì al sabato. Le Otta Ceramiche, la tua casa è il nostro orgoglio. Si è tenuto ieri nel Salone degli Spetti del Palazzo di Città Riposto un incontro culturale dal titolo Gli anni della rabbia. Nodo del convegno è stato il tema dell'indipendentismo siciliano in quanto movimento che toccò importanti picchi di fervore identitario negli anni compresi tra il 1943 fino al 1950. Ad organizzare il convegno il presidente del Kiwanis Club di Giarre Riposto, Giovanni Leotta, insieme al past governatore Nicola Russo. A dissertare sul fenomeno dell'indipendentismo il preside Girolamo Barletta, che si è soffermato sulla figura di Attilio Castro Giovanni, individuando in lui quel personaggio che seppe dare linfa ad una corrente di pensiero che attraverso un esercito volontario chiamato Evis manifestò con forza il suo spirito reazionario verso il potere amministrativo centrale. Celebre l'episodio di Murazzo Rotto, ove tre indipendentisti persero la vita in un agguato teso da una pattuglia di carabinieri. Attilio Castro Giovanni, come ricordò lo stesso Barletta in un suo volume dal titolo Attilio Castro Giovanni, l'uomo della rabbia, oltre ad aderire al movimento Andrea fino a chiaro aprile, fu nominato alto commissario prefettizio del comune di Lingua Glossa appena sbarcarono gli alleati. All'impegno di Castro Giovanni, che fu membro dell'assemblea costituente e deputato all'Ars, si deve anche la realizzazione della strada Mare Neve e lo sventramento della via Roma di Lingua Glossa. Adesso lo sport, partendo con la scherma, l'accese Daniele Garozzo, campione d'Italia di fioretto, un successo che gli vale il primo posto ai campionati italiani. Acireale sveste per un attimo il granata e veste il tricolore. Tutto ciò grazie a Daniele Garozzo, che ieri si è laureato campione italiano di fioretto maschile 2021. L'atleta acese, nella seconda giornata dei campionati assoluti in corso a Cassino, ha conquistato il primo posto per la seconda volta nella sua carriera, la prima nel 2015. Una competizione di alto livello, che ha visto l'atleta appartenente al gruppo scherma Fiamme Gialle condurre un percorso netto, battendo ai quarti il siciliano Giorgio Avola per 15-11 ed in semifinale Andrea Cassara 15-12. In finale si è poi trovato di fronte il compagno Guillaume Bianchi, anche lui appartenente alle Fiamme Gialle, battendolo 15-11. Un ottimo feedback in vista di Tokyo, ha dichiarato Garozzo a fine gara. È stata una gara dura, di altissimo profilo. Fortunatamente per il nostro paese abbiamo un livello eccellente nel fioretto. Per me la giornata era cominciata un po' in salita, visto che stamattina nella fase a gironi ho tirato così male che mi veniva da piangere. Il mio pregio però è non mollare mai. E così sono riuscito a portare a casa un titolo importante, continua Garozzo. Grazie a un eccellente percorso coronato in finale, contro un ottimo avversario come Bianchi, che conosco benissimo, visto che ci alleniamo tutti i giorni insieme a Frascati.
e sulle prossime Olimpiadi in vista. Sono convinto che il percorso per Tokyo sia iniziato un attimo dopo la finale della gara di Rio, dice Garozzo, perché l'Olimpiade si prepara per una vita. Sto lavorando tanto per arrivare in Giappone al massimo. E dopo i precedenti successi del fratello di Daniele, Enrico, e di Marco Fichera nella gara squadre, Acireale conferma l'ottima tradizione nella scherma. Insomma, in vista delle Olimpiadi, si può ben sperare. E nel pomeriggio di ieri si è svolta la tappa accese della manifestazione Run for Hope, staffetta non agonistica nata in tutta Italia per sostenere la ricerca nella lotta contro i tumori. Un giro podistico solidale a staffetta che ha attraversato tutta l'Italia, partito lo scorso sabato. Con questo spirito è nata la Run for Hope Massigen, che ieri sera ha fatto tappa ad Acireale. Ad accogliere il gruppo di atleti che hanno voluto aderire il primo cittadino insieme agli assessori Manciagli e Fraschilla e a coloro che hanno curato la tappa accese, ovvero Cinzia Leotta, promotrice dell'iniziativa e componente del consiglio direttivo Atletica Virtus Acireale, e Antonio Giardina, atleta della Virtus Acireale, coordinatore tecnico della manifestazione. Lo sport coniugato alla solidarietà, in quanto attraverso la manifestazione si è voluti promuovere e sostenere i ricercatori di AIRC, impegnati a scoprire nuove forme terapeutiche per curare i tumori infantili. La Run for Hope si basa su staffette regionali che si svolgono contemporaneamente in tutta Italia, con partenza dai capoluoghi di regione o da altri capoluoghi significativi. Un passo di corsa e una donazione, che piccolo o grande che sia, può sostenere l'AIRC e l'AIL nel nome dello sport e della solidarietà. Calcio, ancora novità in seno all'associazione Noi Siamo Acireale. Il vicepresidente del sodalizio Gianluca Cannavò comunica che il consiglio direttivo dell'associazione Noi Siamo Acireale, convocato inizialmente per il 26 maggio, è stato rinviato al prossimo 21 giugno alle 18.30. In esito a comunicazione, si legge in una nota pervenuta dallo studio legale nominato dal presidente Giuseppe Fasone, con richiesta di differimento della data della riunione per consentire l'integrale trasmissione della documentazione richiesta. Immediata la replica del presidente dell'associazione Giuseppe Fasone, il quale accusa il vicepresidente di emettere comunicati con un'altra pagina Facebook denominata Noi Siamo Acireale Associazione, mentre, a sentire Fasone, l'unica pagina Facebook dell'associazione è quella chiamata Associazione Noi Siamo Acireale. In merito poi allo spostamento del consiglio direttivo, Fasone sostiene che il rinvio del consiglio direttivo di uno o due giorni era stato richiesto dal proprio legale Giuseppe Rapisarda, dopo aver ricevuto una lettera il 18 maggio nella quale si chiedeva di produrre 5 giorni prima dell'incontro, e vale a dire il 21 maggio, tutta la documentazione attestante la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, un lasso di tempo che non consentiva la produzione di tale documentazione e per tale motivo è stato richiesto il rinvio. Il comunicato dell'associazione a firma del presidente Fasone contesta infine l'infondatezza dei comunicati pubblicati su un'altra pagina Facebook e afferma inoltre la totale disponibilità da parte dell'associazione ad anticipare la data del consiglio direttivo anche per la prossima settimana, atteso, dice Fasone, la regolarità della documentazione in possesso. A questo punto, chiosa la nota, ci si chiede del perché tutto questo clamore. Siamo sicuri che tutti hanno a cuore gli interessi dell'Acireale Calcio? E noi invece adesso diamo uno sguardo alle previsioni meteo. Parzialmente nuvoloso con nubi in aumento in serata, le temperature oscilleranno tra i 17 e i 24 gradi, venti deboli, mare poco mosso. Per questa edizione, prossimo appuntamento con la nostra informazione in onda domani a partire dalle 13.40. Grazie per essere stati con noi.